Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentato in Fortezza Vecchia il 24 di aprile, il libro di Riccardo Repetti, Storie in movimento, delle edizioni Erasmo, una fotocronaca di avvenimenti che hanno caratterizzato la storia della città di Livorno negli ultimi 25 anni. Abbiamo ascoltato lo stesso Repetti. Questo tuo libro parla degli ultimi 25 anni di Livorno? Sì, sì. Come è venuta l'idea? Ma l'idea è partita dalla mostra. Quando ho fatto la mostra in Venezia ho visto molti giovani che dicevano: ma questo è successo a Livorno, questo è successo a Livorno, questo. E per immagini cerco di raccontare ai giovani quello che è successo in questa città in tutti questi anni. Te, diciamo, hai iniziato come pentaprisma, no? Sì, sì, ho iniziato praticamente come fotografo, come fotoamatore, come un po' tutti, e poi ho avuto l'opportunità di sviluppare questa passione e di fare questo lavoro per tutti questi anni. È un, diciamo, un lavoro proprio di fotoreporter. Sì, un fotoreporter puro, sì, proprio. Quali sono, diciamo, possiamo così dirgli, gli inconvenienti di questo tipo di lavoro? Gli inconvenienti è che quando siamo lì sul fatto si cerca sempre di essere meglio degli altri, non ci si pensa a quello che ci sta fotografando. Quando poi si va in, diciamo, post produzione, che si stampa le foto, si sviluppano, ci rendiamo conto spesso dei drammi e sono, insomma, abbastanza cose dolorose. Ecco, di quelle foto che hai fatto, li hai, diciamo, negativi, li hai tenuti tutti? Li ho tenuti tutti, qualcuno chiaramente si è deteriorato, perché hanno negativi, quindi sono stati anche molto velocemente, perché lo sviluppo della stampa del giornale non permette dei tempi di fissaggio molto lunghi, e quindi praticamente tutto non c'è, proprio una parte si è conservata. Anche perché fino a pochi anni fa erano tutte in bianco e nero quelle pubblicate. Sì, fino al 2000, diciamo, era tutto bianco e nero, poi ovviamente sono andati col colore e poi col digitale, col web, l'evoluzione, il cambiamento c'è naturalmente. Senti, un consiglio se si potesse dare a un fotografo che comincia ora? Ci vuole tanta passione, perché il lavoro è molto sacrificio. Se c'è passione, sì, se non c'è passione non è un lavoro che si può fare così comunemente, perché praticamente non c'è orario. No, qualsiasi ora del giorno, della notte, mi hanno chiamato di notte, di giorno, di Natale, sempre, cioè quando c'è il fatto bisogna andare e partire. Quindi dal punto di vista, tra virgolette, sindacale non faceva differenza, oppure una chiamata di notte era pagata di più, diciamo? No, niente, noi ci prende il servizio alle cifre, insomma, che pattuiamo o prima o dopo, insomma. Comunque, come fotografo avevi l'esclusiva per il terreno o lavoravi anche per altri? No, io ho iniziato con la Nazione, c'è stato un anno e mezzo, poi chiaramente essendo di Livorno lavorare per il terreno è sempre stata un'ambizione. Ho avuto questa opportunità, diciamo che la maggior parte del lavoro è in esclusiva per loro, a parte qualche fatto sporadico fuori di Livorno, ma la maggior parte del lavoro, diciamo il 99% del lavoro è per il terreno. E per quello che riguarda, diciamo, le foto, quelle più importanti sono in questo libro, oppure c'è ancora materiale interessante per un altro libro magari? Sì, il materiale in 27 anni ci fa una media di 250-300 servizi al mese, immaginiamoci quanti servizi ci sono. Diciamo che quelli che mi sono venuto in mente e ora quelli che ho trovato nelle buste, diciamo che mi hanno emozionato di più, come l'ho portato in questa mostra e messo nel libro, però ce ne sono tanti, svariati, tanti, un archivio enorme. Abbiamo poi ascoltato l'editore Franco Ferrucci. Il libro fotografico più difficile di un libro normale, in un certo senso, da stampare? Complicato, certo, perché ogni fotografia ha bisogno di una collocazione nell'ambito del testo, è molto più difficile. Difficile, ma anche, se vuoi, per certi versi più stimolante. Per un grafico che fa questo lavoro, io sono ovviamente l'impaginatore, è una cosa assolutamente divertente, anche divertente. Però è chiaro, è tutta un'altra cosa. E abbiamo poi ascoltato Elisabetta Arrighi, anche lei del Tirreno, che ha scritto i testi che accompagnano le foto in questo libro. Questo libro, trovare i testi alle foto è stata una cosa piacevole, diciamo. Sì, molto. Sì, sì, sapere, anch'io che sono un po' più piccola, insomma, gli eventi dell'87 non me li ricordo, rileggerli tutti è stato bello. Quindi, diciamo, una soddisfazione anche dal punto di vista personale, lavorare. Sì,
sì. Direi di sì. E per quello che riguarda, diciamo, questa mostra, cosa possiamo dire? Sono le stesse foto dei libri o altre foto? Questo non lo so ancora, devo ancora sbirciare. Presente anche un altro fotografo del Tirreno, molto giovane, che lavora insieme con Riccardo Repetti. Si tratta di Dario Marzi, che abbiamo ascoltato. Dal punto di vista di collega, come giudichi queste foto? Allora, queste foto le giudico a parte interessanti particolarmente. Poi vedere partire da 26 anni fa e arrivare a oggi è un percorso abbastanza strano vederlo tutto insieme, però fa ricordare anche cose che magari ora come ora la gente non ci pensa neanche più. E ci sono dei momenti in questa mostra che non bisognerebbe dimenticare. Sicché da una parte, oltre ad essere interessante a un livello anche per le persone che vengono a vedere generico, è anche interessante a livello storico. E personalmente speri di farla anche te tra una quarantina d'anni? Assolutamente sì. Sì, anche quando andai alla mostra quella in Venezia e feci altre due mostre, ci pensai subito. Dissi, è una cosa che vorrò fare anch'io. La mostra Storie in Movimento resterà aperta in Fortezza Vecchia presso la ex Enoteca fino al 25 maggio. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.